È il 1979. Il Newsweek mi dà l'incarico di fotografare questo scrittore. Non ama essere fotografato. Sappiamo solo che va a ritirare la posta a Windsor, nel Vermont. Ho aspettato finché si è fermata una Jeep. È sceso ed è entrato di corsa nell'ufficio postale. Quando è uscito, l'ho fotografato. Ho fotografato Salinger. La pubblicazione del giovane Holden nel 1951 è un evento rivoluzionario. Non c'era mai stata una voce simile. Quando da ragazzo ho letto il giovane Holden ho pensato, oh mio Dio, qualcuno che mi capisce. Era il primo libro che ti lasciava il segno. È un fenomeno straordinario se si pensa a tutti i milioni di persone che l'hanno letto. Il grande mistero è perché abbia smesso. Salinger era considerato una stella nascente. All'apice del successo scompare. Divenne l'Howard Hughes dei suoi giorni. Il mistero. Tutti amiamo il mistero. La Seconda Guerra Mondiale ha creato J.D. Salinger. Cosa fece nell'esercito è un mistero. Pochi hanno visto tanti morti. Salinger ha avuto un esaurimento nervoso. Lavorava in una sorta di bunker di cemento. Ha lettori molto fanatici. Se una persona utilizzasse qualcosa che ho scritto per giustificare un omicidio, direi, oh mio Dio, la gente è pazza. Vivevo letteralmente dentro il giovane Holden di J.D. Salinger. Ma se fossero tre persone a usare ciò che ho scritto come scusa, ne sarei molto turbato. Non voleva che niente si frapponesse tra lui e i suoi personaggi. Per lui erano reali, li muoveva sul palcoscenico come fosse Dio. Non si possono ignorare i suoi problemi personali. Lo avevano ferito, persone di cui si fidava. Diceva, hai rovinato la mia vita. Ho visto due manoscritti. Che c'è in quella cassaforte? Se qualcuno trova il codice, sarà la storia del secolo. Scrivere un libro è una cosa tremenda ed estenuante. Nessuno si getterebbe in un'impresa del genere se non avesse un demone dentro di sé. E lui aveva quel demone.